È aperta, S sorda. Ecco di cosa ci occupiamo oggi. Infatti, ti fornirò ancora qualche regola per riconoscere la E aperta e la S sonora che è S e la S sorda che è S. Si dice salsedine oppure salsedine. Capelli oppure capelli. Peso oppure peso. Alla fine di questo video lo saprai. Prima però una precisazione e soprattutto le vostre frasi. Non perderti nemmeno un video, iscrivendoti al canale e soprattutto attivando le notifiche, avrai a disposizione un intero corso di dizione gratis. Io non ce l'ho con una particolare classe di lavoratori. La scorsa settimana, tuttavia, ho un po' strapazzato, con la simpatia che mi contraddistingue, una classe particolare, cioè le insegnanti della scuola primaria, non tutte, soltanto quelle che adottano certe scorciatoie. Ricorda che stai insegnando italiano e che ogni volta che dici cappellino, Dante Alighieri si rivolta nella sua tomba. Essere maestri è un onore più che un mestiere. Insegnare la corretta accentazione delle parole sarebbe una cosa fantastica, perché molto più di tanti studi nozionistici che i bambini si dimenticano dopo una settimana, questo li accompagnerebbe probabilmente per tutta la vita. Mi augurerei, anzi, che si imbottissero meno le giovani menti di cognizioni presto dimenticate e che si insistesse un po' di più in questo insegnamento. Perché in tal modo la scuola darebbe qualche cosa che all'alunno serva veramente nella vita e concorrerebbe a formare la sua personalità, padroneggiare la sua persona e la sua comunicativa. Tuttavia, insegnare alle elementari non è il mio compito. Il mio compito però è dire che il cappellino non esiste. Fatta questa precisazione, andiamo a leggere gli strepitosi pensieri che mi sono arrivati. Iniziamo da quelli con E tonica seguita da vocale. Ho fatto una crociera nell'Oceano Pacifico. Sei miei amici vanno al mare da soli. I Pirenei si trovano tra la Francia e la Spagna. Sostengo che mio fratello Francesco sia davvero troppo ingenuo. Qui c'è pure il nome Francesco. Ora passiamo a quelle con la E tonica seguita da consonante e due vocali. Eusebio si crede un genio stemmio. Ricorda che per imparare la dizione senza sbattimento occorre fare pratica giorno dopo giorno e con poche regole per volta. Ma ora andiamo a vedere la prima regola di oggi. Tutte le parole terminanti in edine chiedono che la E sia pronunciata aperta. Andiamo a vedere qualche esempio. Si dice intercapedine, salsedine, pinguedine, raucedine e così via. Prima che tu me lo chieda, pinguedine è la tendenza ad avere un corpo pinguo, ad avere grasso in eccesso, mentre acredine è la tendenza più o meno ad essere acidi. Come me. Diciamo che con acredine il dottor Nosardan gli disse che soffriva di pinguedine. Chiaro così? Sì. Lei ha 27 anni? Pensa Sì, 27 anni. di potermi dire come ha fatto, secondo lei, ad arrivare a pesare 329 kg? Questa regola è davvero meravigliosa, facile da ricordare, veloce e soprattutto senza eccezioni. Quindi voliamo verso la prossima. Le parole che terminano in end e tutte le coniugazioni al gerundio chiedono sempre la E aperta. Le parole terminanti in END sono ad esempio stendo, prendo, tenda, appendo, sospendo e così via. Le coniugazioni al gerundio sono facendo, correndo, stendendo, morendo, eccetera, eccetera. Questa regola ha soltanto tre eccezioni, che sono scendo, vendo e vendico in tutte le loro forme verbali, ovviamente ad eccezione del gerundio. Le parole che terminano in ELL richiedono che la E, che viene prima delle due L, sia pronunciata aperta. Ecco qualche esempio. Pisello, castello, cestello, randello, uccelli, menestrello e così via. Sfortunatamente per te anche questa regola ha qualche eccezione, che sono stella, capelli, poi le preposizioni nelle e delle e ovviamente quella, quello, eccetera, eccetera. Ti faccio notare che il cambio della vocale finale non influisce sulla pronuncia, cioè si dice capello oppure capelli. Per tutte le regole che abbiamo visto e che studieremo andando avanti, singolare uguale plurale, cioè stella uguale stelle, ma anche femminile uguale maschile, cioè quella uguale a quello. Il cappello, inteso come copricapo, aderisce invece perfettamente alla regola. Ho messo un cappello sui capelli perché erano troppo sporchi.
Ah, si dice sporchi, non sporchi. Eppure mi pareva ci fosse uno spot pubblicitario dove dicevano sporco. Maledetti attori. Ai ai ai. Come vedi, ce l'ho anche con gli attori quando sbagliano, soprattutto se sono famosi. Mi par giusto far notare l'errore. La premessa a tutte queste regole, ovviamente, è che l'accento cade sulla vocale che ci interessa, ma credo che in italiano non ci siano parole che finiscano in end, in edine e in el in cui l'accento cada su un'altra sillaba. Se sbaglio, segnalatelo nei commenti. Siccome so che ami molto gli esempi cinematografici, ecco qualche esempio, appunto tratto dal cinema, delle parole di oggi. Che cerca nuove stelle del cinema in una terra povera e inafferrabile. L'uomo delle stelle. Bene, vedo che non ribattete più finalmente. Stavo bevendo. Ultime, ma non ultime, alcune parole omografe ed alcune S sorde e sonore. I fori imperiali si pronunciano con la O aperta. I fori fatti nel muro si pronunciano con la O chiusa. Il fiume Rodano è diverso dal fatto che loro si rodano. Giovanni ha commesso ogni sorta di malefatte, ma il sole è sorto su quella sorta di malefatte. Veniamo alla S sorda e alle eccezioni. La S si pronuncia sorda se è raddoppiato. Si dice passo, russo, rosso, lesso. Ricorda che cucini il lesso, non il lesso. Si pronuncia altresì sorda se è preceduta da altra consonante oppure dalla particella tra. Si pronuncia polso, borsa, trasporto, trasgredire, con l'eccezione di trasandare e i suoi derivati, trasandato per esempio. Le parole che terminano in oso, osa, osi vorrebbero la S sorda, mi dispiace. Infatti si direbbe facino rosso, curioso, rovinoso, pauroso, virtuoso, rosa, intesa come il fiore, goloso, odoroso, cencioso e così via. Come già anticipato la scorsa settimana, commettere degli errori di inversione di S sorda con S sonora è uno sbaglio tollerato e direi anche ragionevolmente. Insomma, vediamo di non diventare integralisti della dizione. La lingua è in movimento, non è cristallizzata, altrimenti ricominciamo a parlare come qualche centinaio di anni fa e diciamo Zefiro. Fammi sapere nei commenti come va con l'applicazione delle regole e soprattutto se i tuoi amici e compagni ti prendono in giro. Aspetto le frasi da leggere nel prossimo video. Come al solito ti invito a mettere un bel like, a curiosare gli altri video sul canale e soprattutto a iscriverti. Uno spot pubblicitario dove dicevano sporco. Maledetti attori.